Residenti sul piede di guerra per quel prefabbricato che ospiterà nell'area ex Snum in via Giordano Cremona il supermercato Despar. È un capannone industriale che comunque viene inserito in un contesto cittadino di case prevalentemente basse. È un edificio più adatto per un'area commerciale o artigianale. Non ha nessuna caratteristica, diciamo, per ora estetica che possa valorizzare il paesaggio. Ricordo che la Commissione Paesaggistica, nel bocciare il precedente progetto relativo alla Conad, aveva specificato che nel nuovo progetto l'edificio avrebbe avuto le caratteristiche di un mercato coperto e non senz'altro di un prefabbricato. Partita una raccolta firme dei residenti. Sì, sono residente, abito in Via Ratti, di fronte proprio alla muraglia dietro di questo supermercato, e adesso stiamo raccogliendo delle firme per fare una richiesta, siccome ormai questo obbrobrio è stato fatto, di poter fare un giardino verticale, almeno da poterlo abbellire un attimino, come già la Despar ha fatto a Trieste, perché comunque noi del quartiere maggior parte era d'accordo per un piccolo supermercato, ma assolutamente non di queste dimensioni, e ci toglie luce, aria, e senza escludere il fatto del deprezzamento degli appartamenti, perché sicuramente avranno un deprezzamento. Mia vicina che sta cercando di vendere l'appartamento, non entrano neanche per vederlo quando arrivano qui davanti. Mi dica lei cosa ci hanno combinato. Soltanto che facciano delle migliorie per agevolarci un attimino quando guardiamo fuori e non vedere questa nebbia che ci sembra di avere davanti.